per sottolineare alcune vicende che sono secondo me particolarmente importanti. Siamo vicini al giro di boa dei 100 giorni e considerando che da ieri è iniziata la pausa estiva, ci sono diverse valutazioni che occorre fare e anche sottolineare alcune vicende che sono secondo me molto importanti e che i marchigiani devono sapere. Per me, se devo dare una valutazione, il motore del presidente Ceresciolli, della sua giunta, è praticamente fermo, anzi io direi che i box l'ha imballato. Per questo sono molto preoccupato e volevo anche fare un focus su alcune vicende. Fino adesso abbiamo assistito a molti annunci e a tanta propaganda, ma non c'è stato nessun atto concreto, nessun fatto concreto. E questo purtroppo mi pare sia come andamento tipicizzante, cioè mi sembra un approccio burocratico ai problemi dei marchigiani, delle marche, e l'inesperienza si sta materializzando con un po' di improvvisazione e di soprattutto rinvii, che è la cosa più grave che io vedo in questo momento. Mentre invece purtroppo erano necessarie scelte di governo immediate e veloci. Questa secondo me è una cosa che va suffragata da esempi e vorrei fare insieme a voi questa mattina. Allora, intanto sul bilancio, la cosa più importante che a inizio anno doveva essere fatta è che il bilancio prevedeva la possibilità, la necessità di fare entro l'estate l'assestamento, quindi entro la pausa estiva di fare l'assestamento. Questo è un fatto molto importante e il fatto che non è stato fatto è una vicenda che non può passare secondo tono, deve essere assolutamente sottolineato. Perché? Perché il fatto che non sia stato fatto l'assestamento dà una instabilità generale ai capitoli che sono azzerati, alla possibilità di operare completamente, ma soprattutto sul sociale. Io ricordo a tutti voi, che il presidente Ceresciolli aveva preso l'impegno. Antonella, mi chiudo la porta. Okay. Il presidente Ceresciolli aveva preso l'impegno durante tutta la campagna elettorale di ripristinare i 30 milioni di euro per il Fondo Sociale per i Comuni. E purtroppo questo è rimasto uno slogan e ho riletto anche le sue dichiarazioni in aula il giorno dell'insediamento, il 22 giugno, aveva preso l'impegno di lì a poco di ripristinare questo fondo e non è stato fatto. Questo con un grave danno per i comuni che hanno un blocco sul sociale, in particolar modo sulle criticità e sulle persone che in questo momento soffrono di più, su coloro che sono in attesa anche di un'assistenza e quindi questo è un danno reale e un rinvio secondo me. Che appunto denota una mancanza assoluta di concretezza da parte di questa giunta. L'altra, la riorganizzazione della macchina regionale, è ferma e non si è visto nessun atto concreto di riorganizzazione amministrativa della struttura regionale. Sulla sanità c'è un altro focus da fare che è necessario. Sulle liste d'attesa abbiamo visto diversi annunci, ma ancora non c'è un provvedimento concreto in atto. E la cosa più importante che voglio sottolinearvi è che nella conferenza Stato-Regioni c'è stato un accordo per un taglio di 2,3 miliardi di euro alla sanità. Quello che a me spaventa, lo dico sinceramente da marchigiano, è che mi aspettavo che prima della pausa estiva si facesse l'assestamento, ma soprattutto nell'assestamento, io sono vicepresidente della Commissione Bilancio, mi sono occupato di bilancio nella scorsa legislatura, che un taglio di questo tipo fosse analizzato con un focus marchigiano per capire in che modo impatta quei 2,3 miliardi nella nostra sanità. E anche questo denota un certo disincanto che a me preoccupa molto. Io mi sono fatto due conti, potrei sbagliare il taglio che rischiamo come Regione Marche di 60 milioni di euro. È una valutazione perché nel passato sul taglio della conferenza tra le regioni il taglio impatta per il 2,7-2,8%. E quindi su 2,3 miliardi il conto che veniva è circa 60 milioni di euro, ed è verosimile però. Questo taglio, che è ovviamente un accordo tra Stato e Regioni, era necessario capire quali erano le ricadute sul sistema sanitario a metà anno e quindi non rinviarla a settembre-ottobre, e poi parliamo di ottobre già, perché la pausa arriverà fino alla metà di settembre, quindi in qualche modo. Traslare questa caduta sulla sanità secondo me è una cosa molto grave, che va ben vista. E l'altra cosa molto importante è sui fondi europei, che ci aspettavamo, c'era stato detto che a luglio sarebbero usciti tutti i bandi e ci sono invece la maggior parte dei bandi in stand-by.
Questa è una cosa particolarmente grave che secondo me danneggia chi voleva fare investimenti e soprattutto danneggia in termini di occupazione la nostra regione, perché sui bandi europei ci si aspettava che prima dell'estate fossero pubblicati. Ma la cosa più d'attualità che vorrei analizzare con voi, fare questo focus questa mattina e poi concludiamo, sulle infrastrutture. Le Marche, io ho paura di questo atteggiamento, diciamo così, non solo di dilazione dei problemi, ma anche di sudditanza psicologica verso l'Emilia Romagna. Avete visto che c'è una tendenza a contrastare l'autorità portuale, che sarebbe un fatto gravissimo di autonomia e di investimenti per la nostra regione, soprattutto in ottica della macro regione Adriatico Ionico, dove con l'autorità portuale c'erano dei progetti di sviluppo particolarmente importanti. Ma la cosa più grave che abbiamo visto ieri, anche grazie al vostro lavoro sui vostri giornali, è l'atteggiamento sull'aeroporto delle Marche. Io mi sono impressionato ieri quando ho deciso di fare questa conferenza dopo aver visto, dopo aver letto il comunicato stampa della Giunta di tre righe in cui sostanzialmente il vicepresidente ha relazionato in Giunta su una vicenda che è il futuro di questa regione, non può passare inosservato. Cioè, tentennare ancora sull'aeroporto delle Marche, che si è salvato per un pelo dal fallimento come invece è successo a Rimini, è qualcosa che ha a che fare con la strategia del nostro futuro. E il fatto che fra 70 ore si debba decidere nel Consiglio di Amministrazione, nell'Assemblea dei Soci, scusate, e ancora la Giunta non ha ratificato le decisioni fatte comunicategli dal Consiglio di Amministrazione della Dorica, secondo me è un fatto rilevante politicamente, che non può passare sotto traccia e che rischia in questo atteggiamento dilatatorio che in qualche modo gli interessi degli investitori internazionali vengano meno. C'è stata una procedura lunghissima di due diligence, di recupero dei debiti che questa società ha imbarcato negli ultimi anni. Tutto sommato, grazie all'intervento della Regione, è riuscita a non fallire. Ci sono 7, mi pare, 8 offerte private per l'acquisto della quota di maggioranza. Mi pare veramente assurdo che non ci sia stata una decisione netta ieri. E il comunicato stampa, così freddo, che sostanzialmente non dice nulla, fa intendere che ancora non hanno le idee chiare neanche su questo. Allora io, tornando al discorso iniziale, tanta propaganda nel suo fatto concreto, e questo è il tema. Tra l'altro voglio fare il malizioso, non vorrei, lo dico sinceramente, che i potentissimi poteri emiliano-romagnoli non vogliano che le Marche acquisiscano un ruolo aeroportuale strategico che per tanti anni ha avuto l'hub di Rimini, specialmente con il commercio e il mercato con la Russia. E quindi non vorrei che ci fosse un interesse anche in qualche modo a fare fuggire questi investitori internazionali che hanno mirato sulle Marche. Io mi aspetto e spero che nelle prossime ore ci sia invece una presa di posizione fortissima da parte della Giunta, da parte del Presidente, che in questo caso non ha ancora detto la sua, sul fatto che quelle offerte vanno raccolte, ovviamente vanno analizzate secondo i criteri di legge, e si deve procedere immediatamente prima di far fuggire gli investitori, altrimenti faremo la fine di Rimini e a vantaggio di qualcuno. Invece mi preoccupa che lo sento parlare continuamente della società dei servizi acqua, luce, rifiuti e gas, che in qualche modo mi pare un po' un'ossessione voler uniformare tutte le Marche in una società di servizi che deve in qualche modo venire a dominare la nostra regione. Questo un po' mi spaventa, perché nella nostra realtà, che io conosco, ci sono anche autonomie, anche sacche di libertà in qualche modo hanno mantenuto le loro aziende di servizi locali controllate dai cittadini attraverso i comuni, con le loro discariche ben tenute, con i loro sistemi che non vorremmo fossero travolte per gli interessi di qualche grande società sempre emiliano-romagnola nei nostri confronti. Finisco con l'ultima cosa, che è la più grave secondo me. Io ho ascoltato l'intervento di Cerisoli nella presentazione della Giunta nelle province. Quando ha parlato della Fano Grosseto, penso che tutti quanti voi lo sappiate bene, con una frase in qualche modo cancellato quello che è stato il lavoro di decenni, nemmeno di un soggetto politico o di un altro, ma il lavoro di decenni e soprattutto un asse strategico, quello della Fano Grosseto, che in qualche modo io ho paura che Cerisoli con il suo atteggiamento, con quell'approccio che ha avuto, rischia di far tornare nel limbo dopo decenni di assoluto silenzio quest'opera che è stata considerata dalle opere strategiche. Vorrei segnalare, vi ho messo nella cartella, che quest'opera è stata voluta e in qualche modo c'è stato un accordo approvato tra i ministri, tra il presidente dell'ANAS, tra le regioni toscane e le Marche, e soprattutto è stata costituita centrale a novembre. Cioè a novembre è stata costituita una società
è stato sottoscritto il fondo e in qualche modo, in modo formale, si è partiti con questa procedura che adesso sarebbe dovuta essere in gara. E io dico, caro Presidente Sericioli, non è che si può liquidare un progetto come questo che coinvolge quasi mezzo paese e tutte le istituzioni con una battuta dicendo non si può più fare e ormai è una cosa da abbandonare. Cioè, mi pare veramente un atteggiamento pericoloso per gli interessi dei marchigiani, un approccio da burocrate, cioè da chi dice non si può fare, quindi trascuro e non si può e lascio perdere. In realtà il ruolo che si ha governando una regione è quello di fare il legislatore e quindi essere anche innovativi rispetto alle norme. E, ovviamente rispettando le norme esistenti, ma va fatta un'operazione strategica di visione, è quello che manca. Sto notando che manca una visione del legislatore che conclude normativamente anche le proprie scelte, i propri obiettivi e gli interessi dei marchigiani, per gli interessi dei marchigiani bisogna combattere. Allora io mi sono preso la lettera di autorità anticorruzione che ha mandato alla Regione Marche, quindi il dottor Raffaele Cantone non è che ha detto, come è stato banalmente liquidato, non si può fare il partenariato pubblico o privato con il contratto di disponibilità. Cioè, non so se vi siete accorti, con una frase del Cantone ci ha detto che non si può fare e quindi questa vicenda è chiusa. Ma non neanche per niente. Cioè, Cantone ha semplicemente detto che penso che l'abbiate voi questa nota, no? Alle norme attuali, non ce l'avete. Allora lo faccio vedere. Alle norme attuali vigenti, quel tipo di contratto che lui riscontra assolutamente innovativo rispetto a tutte le altre formule di partenariato, non si può fare per i beni demaniali. Questa è la notazione, ma perché è tipicizzato, dice tipizzato dal legislatore come procedura, quella precedente. Quindi rispetto a una innovativa procedura, che era quella che vedeva sostanzialmente il ricorso ad una disponibilità per cui l'opera la faceva il privato, la riconsegnava allo Stato e che per 45 anni veniva pagata attraverso una fiscalità differita e attraverso il pedaggio, cioè era un'opera particolarmente innovativa. Che cosa bisognava fare? Bisognava intervenire legislativamente, cioè se quel progetto di partenariato che ha visto il Presidente della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, i ministri, il Presidente dell'ANAS firmare un accordo, costituire una società pubblico-privato e poi fare una gara, non si può abbandonare tutto questo semplicemente perché non c'è la normativa che supporta questo tipo di scelta strategica, no? Andava fatto uno sforzo, va fatto uno sforzo, secondo me, lo invito a lavorare in questa direzione, uno sforzo attraverso gli organi legislativi affinché venga cambiato il quadro normativo che Cantone giustamente ha rilevato incongruente con la procedura, perché quel tipo di opera presuppone una proprietà privata, cioè presuppone l'acquisizione privata del bene e non si può fare sul bene demaniale, come viene tipizzato dal nostro legislatore, perché è resto in liso e quindi non si può consegnare con un contratto che invece ne prevede l'estrapolazione, quindi la privatizzazione dell'opera. Questo è il tema. Allora, rilevata questa cosa che ha scritto Cantone, andava fatto uno sforzo legislativo e normativo, magari d'accordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per vedere qual era la formula legislativa per cambiare le norme. Se questa cosa non si può fare, questo sforzo non viene fatto, bisogna prendere atto che questa giunta, appena partita, è già in confusione totale, perché su cose strategiche come queste non si può alzare le mani e scappare via al primo problema. Questo è un po' il punto che volevo fare questa mattina con voi. Sì, gliela faccio vedere. Quindi sono andato a prendermi la lettera dell'anticorruzione, ho preso i verbali, cose. Cioè questa è una roba che hanno firmato tre presidenti, due ministri, il presidente dell'ANAS centrale è stata costituita, soldi pubblici spesi, cioè non si può, cioè a me mi pare che al di là della propaganda e dell'atteggiamento esteticamente corretto di questa giunta, ci sia pochi fatti concreti, se non niente fino adesso. E rifuggono dalle grandi questioni strategiche del nostro territorio, del nostro futuro. L'aeroporto non si può liquidare con una nota di tre righe dicendo ne abbiamo parlato. Ma no. Vogliamo scherzare? Dopo due anni di lavori, questi fra 72 ore devono avere risposta nel consiglio di amministrazione. Io non dico la banda con la cocarda che gli aspettava l'aeroporto, ma neanche così, no? Ma io faccio l'avvocato del diavolo. Sì. Comunque mi ricordo che nel discorso dell'insediamento ci riuscivo a parlare di 300 giorni, quindi ho detto
E in ogni caso, per quanto riguarda l'aeroporto, a quanto ho capito, questo è proprio l'iter da seguire, in cui non si può dire praticamente niente finché l'assemblea dei soci non Però la ratifica. regione, No, come si dice, no, maggioranza la regione, guardi, deve andare lì con una decisione presa in esatto. giunta dicendo va bene il rosso oppure Adesso io non posso parlare per la giunta perché faccio il consigliere, però la giunta di ieri doveva ratificare la proposta del consiglio di lo amministrazione. deve Questa ratificare è la la verità. settimana del 7, magari E noi dovevamo, 6. e noi giunta. Noi con noi regione, con quella ratifica, andava lì il rappresentante nell'assemblea dei soci a dire la giunta ha deciso questo. Questo fatto, che è passato un po' inosservato, a parte qualcuno che l'ha rilevato, è gravissimo, perché è vero che noi ne hanno parlato, ma manca 72 ore, quindi comunque, anche se non lo dicono, è un invio della decisione quello che hanno fatto ieri. Sì, mi dicono, mi sembra un comunicato che prima del 7 prenderanno. Ma oggi è 4. Sì, no. Cioè, voglio dire, prima del 7, cioè, è già una risposta il fatto che il vicepresidente ieri non abbia portato a casa la ratifica di quella scelta, secondo me, e auspico di, in qualche modo che venga chiusa velocemente, perché non vorrei, ribadisco, siccome per tanti anni, io che sono della provincia di Pesaro, conosco un po' Rimini, l'hub di Rimini è stato l'interfaccia finanziaria, prima ancora che commerciale e industriale, della Russia. Okay? Il fallimento ha colpito diversi sistemi di potere, anche finanziario, che stavano collegati col mercato russo. Questo fatto che i russi in qualche modo investano nel nostro aeroporto è una cosa che ovviamente colpisce degli interessi legittimi, ma colpisce degli interessi. E io non vorrei che ci fosse qualcuno che fa pressioni perché questo accordo non si concluda. Sarebbe un danno per i marchigiani, io non conosco né chi deve fare il contratto, né la società, né i russi. Cioè, parlo da politico, da amministratore che dà voce ad una preoccupazione forte. Quella di ieri è stata l'ennesimo rinvio di fronte a un problema. Se volete, sul piano amministrativo, la cosa più grave è che ci deve essere un assestamento di bilancio per tutte le cose che abbiamo detto, perché inizio anno, quando fu fatto il bilancio, con le nuove regole della contabilità che sono entrate in vigore quest'anno, si era preso l'impegno, se vi ricordate, di fare prima dell'estate, comunque nell'estate, l'assestamento che ripristinava alcuni capitoli tagliati in modo drammatico. Questo fatto di aver rinviato, secondo me, è una notizia politica molto grave, cioè andava fatta. I 30 milioni per i comuni che sono in dissesto, a me ieri mi hanno chiamato perché non danno i pannoloni ai bambini disabili, cioè ci sono delle cose che poi cadono nella realtà, sono drammatiche, no? Non riuscire a dare i pannoloni al bambino disabile, è qualcosa di inspiegabile, insomma. E rispetto a questo c'è un rinvio. A quando? Cioè potrebbe essere molto tardi per alcuni servizi. In più si innesta il discorso della sanità che secondo me avrebbe meritato da solo un focus su come quei tagli ricadevano nel nostro sistema sanitario. Il fatto di dire ad acqua salutata, onestamente questa cosa un po' mi spaventa. E denota un certo atteggiamento, insomma, amministrativo. No, magari quel documento possiamo passare tanto, dopo lo scendiamo. Vale.